abbiamo la nave Andrea Doria proveniente dall'Italia. Andrea Doria non si apprezza e non si apprezzerà, e la notizia della tragedia di mare che è avvenuta poche ore fa si è diffusa proprio da pochi minuti dalla leggenda in cui c'è stata la confusione, la preoccupazione, sono manifestanti che sono molto di essere radunate nel più breve tempo possibile, e noi cerchiamo di avvicinarci a qualcuno delle persone che sono qui, che sono venute qui in attesa senza sapere nulla della tragedia che è avvenuta questa notte. Signora, lei come si chiama? Lucia Vuote. Lei chi aspettava qui? Mio marito. E quando è venuta lei qui? Un'ora e mezza. Lei l'ha saputo già a casa, è vero che era venuta? Tutta la notte, mio figlio si sente qui per rimanere. E poi è venuta qui subito al qui per cercare di avere notizie, eh? Yeah. E che cosa le hanno detto? Che verrà questa sera? Adesso deve venire stasera, alle tre, finito alle tre, finito alle due, finito alle sei, non si sa. Lei... con una bella bambina in braccio. Signora, lei il suo nome? Alfredina Romeo. Lei chi è venuta a cercare stamattina? Mia sorella, anche io. E quando ha saputo lei che... Perché non l'hanno nascosto, però. Perché anche se si sera. Ma quindi lei l'ha saputo qui quando è venuta al mondo? No, prima. Sì, che cosa le hanno detto adesso al mondo? Mi ha detto che grazie a Dio che ci sono fatti, che è stato un vero grazie da e questa bambina se c'è mi va se mi ascolta vado sempre fino sempre vita è salva paura di tutti nonno zio nonno zio io vedrò presto gente vita dillo nonno nonno zio dillo Paola dillo nonno e me l'ha detto lei quello che conta. Lei come si chiama per piacere? Giuseppe Nicotra. Lei mi ha detto da qua, da che ora è che è qui? Dalle 7:30. Dalle 7:30, lei non sapeva niente, eh? No. Si è alzato tranquillamente stamattina, è venuto qui solo? Era no, solo lei? Mia moglie e mia nipote. E chi aspettava? Mia cognata. Come si chiama? Maria Puccia. E quando è venuta qui e poi cosa ha saputo? Come le hanno dato la notizia? Ho saputo che c'è stato il disastro della nave e non sapendo cosa è successo. E allora continua a rimanere qui? Dobbiamo aspettare fino a che abbiamo la risposta. Lei come si chiama? Girolamo Italo. E lei chi aspettava? Mia cognata e mio cognato. A che ora è arrivata lei qui? Stamattina alle 8. Alle 8, anche lei non sapeva niente, eh? No. Non ha sentito la radio, non ha visto il giornale? No. Poi abbiamo telefonato al porto, qua ci hanno detto che Andrea Doria era stato l'incidente. Poi le notizie sono venute subito però, eh? Sì, sì. Come ve le hanno date? Hanno dato... Per telefono, per... Il personale è venuto giù a informarvi, quindi lei adesso cosa fa? Aspetta qui o che cosa fa? Aspettiamo. Magari fino a questa sera aspettate. Sì, aspettiamo, non sappiamo a che ora. Chi c'è qui con lei? È venuto qui solo? C'è mio cognato, che aspettiamo. Questa è la famiglia. C'è una di quella. C'è la fidanzata di mio cognato. E dov'è la fidanzata di suo cognato? Chiama Lena. Aspettava il suo fidanzato? Sì. E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? Sì, sono alle 6, non sappiamo. E lei cosa fa? Sta qui fino alle 6 aspettando? Sì, si aspetterebbe magari fino a domani mattina, certo. E così come le persone che avete ascoltato, altre decine e centinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse, non si sa esattamente a quale ora del pomeriggio della sera le navi di soccorso, la Île de France, tutte le altre navi porteranno i superstiti che sono stati raccolti. Qui vi parliamo dalla Pier 84 alle 9:30 prima passate del mattino, ora di New York, l'ora in cui l'Andrea Doria avrebbe dovuto attraccare al molo e purtroppo non ha potuto farlo per la tragedia occorsa questa notte.
venuto dal mare? No, prima. Che cosa ne hanno detto adesso al mare? Mi ha detto che grazie a Dio che ci sono stati, che è stato un vero miracolo che mi sono trovato. E questo bambino? Se c'è mio babbo che mi ascolta, babbo, sei tranquilla, senza niente. È salva, paura di tutti. Nonno, zio, nonno, zio, io vedo presto di anche in età, dillo. Nonno, nonno, zio, dillo, Paola, dillo. Sì, nonno, lei come si chiama per piacere? Giuseppe Nicotra. Lei mi ha detto da che ora è che è qui? Dalle 7:30. Lei non sapeva niente, no. Si è alzato tranquillamente stamattina, è venuto qui solo? Era no, solo lei? Mia moglie e mia nipote. E chi aspettava? Mia cognata. Come si chiama? Maria Bucci. E quando è venuta qui e poi cosa ha saputo? Come le hanno dato la notizia? Ho saputo che c'è stato il disastro dalla nave e non sapendo cosa è successo. E allora continua a rimanere qui? Dobbiamo aspettare fino a che abbiamo la risposta. Lei come si chiama? Girolamo Italo. E lei chi aspettava? Mia cognata e mio cognato. A che ora è arrivata lei qui? 84 alle 9:30 prima passate del mattino, ora di New York, l'ora in cui l'Andrea Doria avrebbe dovuto attraccare al molo e purtroppo non ha potuto farlo per la tragedia occorsa questa notte. Anche lei non sapeva niente, eh? No. Non ha sentito la radio, non ha visto no, il giornale? No. Poi abbiamo telefonato al porto, qua ci hanno detto che Andrea Rolle era stato l'incidente. Poi le notizie sono venute subito però, eh? Sì, sì. Come ve le hanno date? Hanno dato... Per telefono, per... Il personale è venuto giù a informarvi? Sì. Quindi lei adesso cosa fa? Aspetta qui o che cosa fa? Aspettiamo. Magari fino a questa sera, aspettate. Sì, aspettiamo, non sappiamo a che ora... Chi c'è qui con lei? È venuto qui solo? Se mio cognato, aspettiamo. Questa è la famiglia. Non ho visto se una di quella... C'è la fidanzata di mio cognato. E dov'è la fidanzata di suo cognato? Chiama lei. Lena. Aspettava il suo fidanzato? Sì. E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? Fino alle 6, non sappiamo. E lei cosa fa? Sta qui fino alle 6 aspettando? Sì, si aspetterebbe magari fino a domani mattina, certo. E così come le persone che avete ascoltato, altre decine e centinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse, non si sa esattamente a quale ora del pomeriggio e della sera le navi di soccorso, la Île de France, tutte le altre navi porteranno i superstiti che sono stati raccolti. Qui vi parliamo dalla fine.
arriverà e la notizia della tragedia di mare che è avvenuta poche ore fa si è diffusa proprio da pochi minuti dalle 20 in cui c'è stata la confusione, la preoccupazione, sono manifestanti che sono di essere radunate nel più breve tempo possibile e noi cerchiamo di avvicinarci a qualcuno delle persone che sono qui e che sono venute qui in attesa senza sapere nulla della tragedia che è avvenuta questa notte. Signora, lei come si chiama? Lucia Volpe. Lei si aspettava qui? Mio marito. E quando è venuta lei qui? Già... un'ora e mezza. Lei l'ha saputo già a casa, è vero che era venuto? Tutta la notte, mia figlia si sente qui prima della... E poi è venuta qui subito al qui per cercare di avere notizie, eh? Yeah. E che cosa le hanno detto? Che verrà questa sera? Adesso deve venire stasera, alle 3, circa alle 3, circa alle 2, circa alle 6, non si sa. Lei... con una bella bambina in braccio. Signora, lei il suo nome? Alfredina Romeo. Lei chi è venuta a cercare stamattina? Mia sorella, anche io. E quando ha capito lei che... Perché non l'hanno scorso, però. Appunto, lei l'ha saputo tutto.